Allora, ben ritrovati a tutti quanti, sia chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, sia chi ci vedrà in differita chissà quando, comunque in un momento evidentemente successivo. E vi do il benvenuto a questa nuova intervista della nostra saga, ormai la potremmo chiamare così, sul lavoro all'estero, nello specifico per bartender. Questa, se non ricordo male, è la 29ª intervista che facciamo da quando abbiamo iniziato questo percorso dal gennaio del 2021 con Samuela Nuzzi e l'Australia, e abbiamo veramente girato il mondo e siamo passati appunto dall'Oceania agli Stati Uniti, all'America Latina, ovviamente siamo stati in Europa e oggi in particolar modo torneremo a parlare di Svizzera e quindi vedremo insieme al nostro Davide Calvano che cosa può offrire questo paese a chi vuole lavorare nel settore dell'ospitality, quindi nel nostro caso specifico come bartender, ma potrebbe essere anche in qualche ruolo leggermente diverso, e vedere se può essere un'idea o quantomeno una prospettiva interessante quella di varcare il confine al nord per ritrovarsi in un posto diverso per tutta quanta una serie di cose. Cercheremo di capire quali cose. Allora, benvenuto Davide. Buon pomeriggio, Elias. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Qui è ancora mattina presto, ma va bene così, ovviamente il fuso orario fa la sua parte. Per chi non lo sapesse, io mi trovo in Centro America, quindi abbiamo in questo momento 8 ore di fuso orario di differenza rispetto alla Svizzera e all'Italia. Allora, Davide, noi ci siamo incontrati qualche tempo fa a Lugano proprio per quello che è stato l'ultimo evento che abbiamo fatto di Barman PR. Però prima di allora non ci eravamo mai visti, cioè non ci conoscevamo. In realtà io continuo a non sapere tantissimo di te, tranne quello che ho potuto vedere all'interno del gruppo. E da un lato è una cosa positiva perché così avremo la possibilità appunto di conoscerci in diretta. E allora ti chiedo come primissima cosa, da dove viene Davide? Cioè, da dove inizia il tuo percorso che poi ti ha portato fino a dove ti trovi in questo momento? Allora, il mio percorso inizia in Italia. Inizia in Italia nel 2013, dove ho iniziato a lavorare come lavabicchieri stagionalmente, poi come aiuto cameriere, quindi diciamo sbarazzavo soltanto i tavoli. E poi pian piano, diciamo, testando un po' tutti i lavori che si possono fare nella ristorazione, ho capito quale fosse, diciamo, quello che a me faceva stare bene, insomma, ciò che non reputo un lavoro, ma una ragione di vita. E nel corso degli anni ho lavorato solo ed esclusivamente in Italia fino al 2019. Mi sono trasferito nella provincia di Cuneo, dove ho lavorato per circa 2 anni e mezzo, 3 anni. All'inizio sei partito da dove? Dalla tua regione? Puglia, Ok, sì, ho dalla Puglia. lavorato sempre stagionalmente in Puglia Ok. e quindi lavori molto pesanti, con delle ore molto allungate. Al che nel 2017, sì, fine 2017, ho avuto l'opportunità di andare, diciamo, nella provincia di Cuneo, dove ho iniziato a lavorare in caffetteria, come barista. E devo dire che lì ho imparato molto, ho imparato a gestire lo stress, ho imparato ad essere uomo, perché poi ti ritrovi da solo, quindi ti devi lavare la roba da solo, ti devi cucinare da solo, quindi una serie di cose che ti fanno crescere come persona anche, non solo professionalmente. Poi, ahimè, è arrivata la pandemia e sono dovuto riscendere in Italia, quindi di nuovo la storia dei lavori stagionali. Paghe assurde, assurde, perché parliamo di paghe di 600-700 euro al mese, 7 giorni su 7, 12 ore al giorno. E, insomma, ti senti un po' uno schifo, no? Nel senso, dici, cavolo, do il massimo per prendere il minimo, c'è qualcosa che non va. Certo.
E al che mi è arrivata una chiamata da una persona, nonché mia madre, e mi fa: ma che ci fai ancora in Italia? Cosa stai aspettando? Perché sei lì? Sei bravo? Cosa ti manca? E gli dico: guarda, non so la lingua, cosa vengo a fare? Mi fa: guarda, provaci, almeno provaci, altrimenti non saprai mai cosa può succedere. E insomma, faccio la valigia, vengo qui, il primo anno, ma Nello specifico nel dove? Canton Vallese, a Brig. Ok, che quindi è svizzera tedesca? Svizzera tedesca, sì, esatto. Ok. Inizialmente, quando sono arrivato qui, è stato un incubo perché, non sapendo la lingua, quindi non riuscivo proprio ad entrare nei posti di lavoro che mi competevano, no? Al che mi sono proposto delle agenzie. Quindi significa che io, quando sono arrivato in Svizzera, non ho mai fatto il mio lavoro, ma ho lavorato nelle stalle, quindi pulivo le galline, insomma, no? E mi hanno messo a lavare i vetri appeso come un prosciutto, a pulire i vetri al di fuori degli edifici. Finiti questi 4 mesi, sono ritornato ancora una volta in Italia e anche ho detto: basta, devo studiare un po' di tedesco e devo fare quello che io voglio. Ho studiato privatamente un po' di tedesco. E sono arrivato qui un'altra volta e c'è un mio amico che mi fa: guarda, c'è questo pub che sta cercando personale, vai, prova. Ci vado. E lui mi dice: ok, domani vieni, mi fai una prova, vediamo cosa sai fare. Il primo giorno mi ha fatto lavare solo i bicchieri. Ha visto che comunque ero molto veloce nel fare questa roba qua. Mi fa: guarda, passa al bar, passa in sala, fammi vedere cosa sai fare. Dopo 2 giorni mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato con una paga base svizzera, siamo sui 4,2 lordi, e da lì diciamo che è cambiata la mia vita. È stato, diciamo, un trampolino. È stato un trampolino perché poi quando vedi una differenza economica, ma non tanto per i soldi, perché tu dici: cavolo, io ci metto lo stesso impegno, faccio meno ore di lavoro, ho più libertà, ma mi sento bene, cioè mi sento ripagato dei miei sacrifici. E allora Che poi lì. ai tempi più o meno stava a 0,90 l'euro rispetto a, cioè il franco Adesso. rispetto all'euro, quindi più o meno l'equivalente di circa 3.800 euro più o meno. Adesso invece stanno a paro, quindi sono effettivamente quelli. Esatto. E invito le persone che stanno guardando la diretta a condividere queste cose, perché uno poi pensa che appunto, non ci sono alternative, non ci sono soluzioni, ma come faccio, ma come si fa a cambiare le cose, ma le paga è bassa, ma questo, ma quello, quando alla fine diciamo che l'esperienza come lavabicchieri stagionale, quello che ti ha dato è stato imparare a lavare i bicchieri più velocemente, ma oltre a quello evidentemente non c'è stato granché altro. E quindi dai, Assolutamente. continua, scusa l'interruzione. Dicevo, questa cosa ti stimola molto a fare meglio, a formarti e andare avanti, perché comunque c'è chi viene in Svizzera e si limita, si accontenta del salario minimo. Questo non è il mio caso. Io con le mie entrate ho diversificato un po' le mie entrate, appunto. E ho iniziato ad investire su me stesso, sulla mia formazione. Ciò significa che io mi sono iscritto in Mixology Academy, ma questo io volevo farlo già 3 anni prima, solo che la differenza è che non avevo una base economica. Al che ho detto: ok, faccio questo passo perché comunque la formazione è importante, se vuoi andare avanti, facciamolo. La faccio breve. Adesso, dopo un anno e 4 mesi dal mio inizio qui, sono diventato il secondo responsabile del pub al mese, tra mance e stipendio siamo sui 10-12 al mese, e quindi le cose sono cambiate tanto, perché
cioè, ho la possibilità di formarmi ancora di più, di migliorare la mia professionalità ancora di più, e sto facendo delle belle cose. Sto facendo vari investimenti, quindi il gin, sto sviluppando due tipologie di gin da circa un anno, perché comunque ho avuto un po' di problemi una volta con la distilleria e adesso con l'azienda che mi produce le bottiglie, perché ahimè era in Ucraina e quindi è saltata in aria. Però ci siamo quasi, il gin c'è. E poi, dopo aver frequentato il mio primo barman Pierre, appunto a Lugano, si era parlato insomma di eventi, non eventi, abbiamo tirato giù un Prohibition Club che è ancora in fase di sviluppo, perché comunque non è molto semplice prendere certi accordi, e quindi si sta un po' prolungando la cosa. Ma ho detto, nel frattempo, visto che ho la possibilità insomma di fare qualcosa dove io lavoro in locali esterni, perché no? E ho fatto già due eventi, di cui il primo abbiamo stabilito insomma delle percentuali. Io ti metto a disposizione la mia professionalità, tutto quello che conosco, tu metti il materiale locale, mi dai il 30% e siamo a posto. Però mi organizzo tutto io. E con il primo evento mi sono portato a casa 4,2 più bonus, che sarebbero le mance. Siamo all'incirca sui 4,8, 4,9. E l'ultimo evento, che è stato fatto settimana scorsa, band live, eccetera, eccetera, mi sono portato a casa 6.000 e qualche spicciolo. Quindi significa che il mese tra il mese di giugno e la prima settimana di luglio mi sono portato a casa circa 24.000 franchi. Che ad oggi sono 24.000 euro, ripeto, per chi non fosse aggiornato sul cambio. Che non è niente male, perché se penso al mio inizio, no? Sono arrivato qui in Svizzera senza sapere una parola di tedesco e mi ritrovo un anno e 4 mesi dopo a fare il secondo responsabile, quindi a gestire in parte una piccola parte del team e a fare certi guadagni. Vuol dire che se l'ho fatto io, lo può fare chiunque, basta solo perseverare ogni singolo giorno della propria vita. Perché io molto spesso, quando apro i social, vedo solo gente che si vuole divertire, gente che va in discoteca, che in realtà va anche bene, ma bisogna anche saper dividere la propria vita in fette di torta. Mi dedico una parte della settimana per lo studio, una parte della settimana per migliorare quello che io sono, e poi mi diverto anche. Ma non, se la gente si lamenta, si deve fare una domanda, si deve dare anche una risposta. Perché io credo che nessuno ti regala niente. Ad oggi, ti dico, ci sono tanti amici, tante persone che mi dicono: ah, tu fai la bella vita e tu stai facendo i soldi e tu così, ma in realtà non sanno che dietro tutto questo c'è un Davide che prende cazzotti sotto il mento e nei fianchi ogni 2 secondi. Non è niente semplice, perché se lo dico sembra tutto molto bello. Ma dietro questo percorso c'è veramente tanta fatica e continuo a fare fatica ancora per arrivare ai miei obiettivi. Nessuno viene da me e dice che Davide, oggi ti do 24.000 franchi, insomma. E quindi sono molto orgoglioso di questo, del lavoro che insomma sto facendo, e penso che con il percorso che stiamo facendo anche insieme con Mixology e con Barman Pierre, penso che le cose andranno ancora molto meglio. Sono Beh, sicuro al 100%. considerando che il tuo primo evento è stato a fine maggio, quello intendo di Barman PR, che con i primi due eventi ti sei portato a casa prende più di 10.000 euro, direi che come inizio non è assolutamente male, e a occhio il corso te lo sei abbastanza ripagato. Sì, diciamo che è andata molto molto bene come inizio. Ma come ti dicevo, non sono una persona che si ferma alle piccole cose. Voglio proseguire ancora, voglio approfondire il tutto.
perché credo sia una delle cose più belle. Non è tanto la questione dei soldi, perché alla fine poi, come dicevamo insomma in Barma Pierre, i soldi sono un mezzo per velocizzare tutto quello che vuoi fare nella vita. Ma la cosa più bella è il fatto che tu riesca a fare certe cose, ti rende una persona felice, cioè dici, cavolo, ho questo potere, cioè ci riesco. E questo è un messaggio che appunto io vorrei mandare a tutti i ragazzi che sono lì a piangersi addosso, dicono, ma in Italia non si guadagna tanto, ma come devo fare? Mi sfruttano. È semplice, basta spostarsi leggermente, ma nemmeno, perché ci sono colleghi che lo fanno in Italia, ragazzi che ho conosciuto nei corsi e che stanno facendo anche molto bene. Quindi non è molto difficile farlo anche in Italia, basta solo avere un paio di idee e portarle avanti, non solo dire, ma fare, insomma. Io uno dei primi messaggi che portai quando ho partecipato al primo evento di Barman PR come relatore era proprio questo, che con voi ragazzi non stavamo in aula per fare i soldi e basta, come dici tu, ma appunto per imparare un processo, perché questo processo è importante per rendervi ovviamente felici, ma soprattutto liberi. Quell'evento, tra l'altro, l'avevamo fatto quando stavamo ancora in piena pandemia. Era il novembre 2020 o maggio 2021, forse questo qui di cui sto parlando adesso, sì, era maggio 2021, perché al primo no, non avevo potuto partecipare perché i voli erano bloccati. E quindi è proprio questo, cioè era capire come diventare indipendenti rispetto a un locale che in quel periodo neanche poteva lavorare, perché c'erano ancora i lockdown, queste situazioni qua, e quindi dici, io faccio il barman in quel locale, il locale è chiuso, che cosa faccio? Vado a lavorare al supermercato. Quella è stata l'idea di tanti, che tra l'altro è uno dei motivi per cui ancora oggi c'è tantissima richiesta di barman veramente ovunque, e non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perché chiunque sento durante le nostre interviste mi dicono che c'è bisogno di personale, c'è bisogno di barman perché non si trovano, eccetera, eccetera. E quindi, al di là del caso specifico di quello che era stato il lockdown, essere indipendente significa anche quello che racconti tu, ovvero se voglio ho il mio lavoro fisso all'interno di un posto, ma se voglio ho le capacità di poter produrre un altro reddito, anzi facilmente anche molto maggiore, organizzando degli eventi come insegniamo in Barman PR in un qualsiasi altro locale, o addirittura in una sala, se uno volesse farlo in una sala o all'aperto. Cioè il concetto è proprio quello di imparare come funziona e quindi come tirare fuori del valore, quindi dei soldini, dall'organizzazione di un qualche cosa. E quindi per chi volesse saperne di più su Barman PR, vi invito ad andare su questo sito e troverete tra l'altro tra le risorse gratuite un piccolo videocorso di Luca, in cui insegna quelli che sono i cosiddetti quattro pilastri della ricchezza, quindi quali sono i quattro elementi che bisogna tenere sotto controllo per poter impostare la propria vita, come tra l'altro hai fatto tu, Davide, cioè partendo da quello che potevi fare e cercando sempre di scavallare a livello successivo. E questa è una cosa molto importante, perché anche capire come poter tirare fuori dei soldini da quel poco che uno ha all'inizio, investendo il tempo nelle competenze giuste, può crearsi le condizioni per poter fare un piccolo investimento che ti aiuti a salire appunto al gradino successivo. Quindi quello penso che sia un corso molto importante per tante persone che in questo momento appunto si sentono Diciamo che non che sanno dove sbattere la testa. è un corso che io reputo è stato fondamentale per me. Mi ha aperto gli occhi, perché allora all'inizio, quando passi da un guadagno di 800-1000 euro al mese e poi ti ritrovi a prendere come base un 4,2, è difficile gestire quella cifra di soldi. Ti dico, io all'inizio, quando avevo quella cifra lì, la prima volta sono sceso in Puglia con una macchina da 80.000 euro. Mio padre mi guarda e mi fa: "E questa di chi è?" "È di chi è? È mia."
Poi ho comprato una moto, ho fatto. Cioè, non è semplice, perché la prima cosa che ti viene in mente dici: non avevo niente, adesso voglio tutto. E poi ti accorgi che in realtà la cosa materiale, ok, va bene, però se uno ci pensa fondamentalmente, non è fondamentale nella vita. La cosa fondamentale nella vita io penso che sia formarsi come persona, come professionista, andare avanti. E una volta che hai acquisito tutte le competenze possibili, immaginabili, anche perché comunque nella vita c'è sempre da imparare, anche tra 50 anni c'è sempre da imparare. Allora puoi dire: ok, adesso mi tolgo uno sfizio. Però sai, quando sei ragazzo all'inizio dici: adesso voglio questo, voglio tutto. È normale, ci sta Oh, assolutamente, diciamo se mi che. posso permettere di dare un consiglio ai ragazzi, se dovesse succedere, lo auguro a tutti, cercate di evitare questa cavolata che io ho fatto. E sono soldi in più in tasca che puoi investire nella formazione, insomma. Però Sì, è normale che uno deve trovare l'equilibrio giusto tra il reinvestire per ottenere ancora di più, come stai facendo tu proprio in questo momento, e il, diciamo, festeggiare anche i piccoli grandi successi che si ottengono. Quindi quello che penso sia la cosa più importante, festeggiare questi piccoli momenti ti sprona a fare meglio, ti sprona a fare meglio, molto meglio. assolutamente sì. Che poi tra l'altro è anche uno dei motivi per cui io sono finito in Centro America, in mezzo alla giungla, quindi in un posto in cui non è che ti puoi togliere chissà quanti sfizi perché vivo in mezzo alla natura, proprio perché certe cose poi non le, personalmente non le ho trovate più stimolanti, no? E quindi adesso è sufficiente una passeggiata al mare, che per me è la giornata, o una surfata, la giornata già prende una piega completamente diversa. Però poi queste sono cose personali. Sicuramente il concetto importante è questo qui, del non sentirsi arrivati quando uno ha ottenuto un buono stipendio, ma appunto pensare: ok, qui ci sono arrivato in questa maniera, come faccio ad ottenere ancora di più? E questo è Diciamo l'aspetto che che più mi ha affascinato un pochino della tua storia, da quel poco che mi è stato il accennato concetto è da questo, Giorgio e da cioè, Luca. il concetto è questo, che fondamentalmente nella mia testa è impossibile fare il barman per tutta la vita, che comunque richiede una grande energia mentale. E io molto spesso, non solo io, chiunque va in un ristorante, ci sono signori che hanno magari 50 anni e che fanno i barman o i camerieri da 30 anni, sono tutti esauriti. Non puoi gestire tutto questo per sempre. E quando non ce la fai più, cosa fai? Muori di fame? Quindi io la trovo, cioè, secondo me è meglio investire su se stessi, formarsi, per poi arrivare ai propri obiettivi, che magari potrebbe essere aprire un'attività, quindi un locale ben fatto, dove tu sei quello che gestisce tutto e hai i tuoi, diciamo, operai. E per me questo sarebbe perfetto, nel senso che comunque se dovessi vedere me tra 20 anni dietro un bancone, io mi vedo da uno psichiatra bello forte, che è abbastanza stressante, è molto stressante, soprattutto quando lo fai con un'intensità molto forte. E ha un impatto grande sulla tua mente, molto molto grande. Sì, c'è Quindi questo aspetto che da un lato non ti annoi, nel senso che se stai in un locale dove c'è gente, dove quindi si lavora veramente, e quindi non passi 8 ore a stare con le braccia conserte ad aspettare, ovviamente ti viene appunto impegnato mentalmente, quindi le serate, le giornate ti passano in maniera rapida. In più ovviamente c'è il vantaggio che stai con le persone, quindi non è che dici sto al computer a ticchettare tutto il giorno come un assatanato. Dall'altro, però, come dici tu, può essere anche usurante, nel senso che poi tirare fuori tutte quante queste energie ogni giorno, se uno lo deve immaginare per 20 anni, effettivamente è una cosa pesante, e ne sono testimone anch'io, nel senso che poi il mio percorso è stato in pochi anni diventare bar manager, il primo locale, poi è venuta Mixology Academy e tutto il resto.
E tra l'altro di questo processo di sviluppo ne parlo in questo corso, che è sempre un master gratuito che è disponibile online. Chiunque stesse seguendo questo video lo può, diciamo, si può iscrivere, e adesso metterò anche nei commenti direttamente il link. Comunque basta scrivere così com'è, con le maiuscole, minuscole e vari trattini, magari fate uno screenshot se ci state seguendo. E quindi, accedendo a questo master, parlo proprio di quella che può essere l'evoluzione da disoccupato a collaboratore dipendente, a libero professionista, bar manager e imprenditore, nel senso che poi la nostra carriera dovrebbe essere sempre pensata per andare un pochino più su, no? Proprio perché, come dici tu, Davide, fare il barman per 10, 15, 20 o 30 anni come prospettiva può essere abbastanza logorante. Poi c'è qualcuno che magari in questo trova una sicurezza, no? Dice: ho il mio lavoro fisso, so che mi diverto, è pesante, però non ho quei momenti in cui mi devo portare il lavoro a casa, oppure sto lì che mi ritrovo da solo in un ufficio. Ognuno può avere ovviamente quelle che sono le proprie esigenze personali, quindi è giustissimo rispettarle e capire cosa ci faccia sentire veramente bene. Però se uno punta, come nel tuo caso, a voler ottenere sempre di più, e un ottenere sempre di più può anche significare crearsi una condizione per, appunto, diversificare le entrate, fare in modo che di poter mettere in leva il lavoro di altri collaboratori per fare ancora delle cose più grandi, allora lì la scalata ideale è quella di cui parlo, appunto, in questo master sul lavoro, che tra l'altro ha come focus quello di come vendersi nel mercato del lavoro, e quindi come fare in modo di ottenere un posto di lavoro desiderato, quindi quali sono le tecniche per il colloquio, per come preparare il curriculum e come pianificare, appunto, la propria carriera in questo modo. Quindi adesso vi metto, per chi ci sta seguendo in diretta, almeno il link qui nei commenti, se che ci state seguendo da Facebook, YouTube o dal nostro canale Twitch. Senti, per quanto riguarda questi eventi che ho organizzato, che può essere magari utile come spunto anche per gli altri due colleghi di Barman PR che hanno partecipato all'evento e che ci stanno seguendo in questo percorso, con che locali hai preso accordi? Nel senso, ti sei accordato col locale in cui già lavoravi, oppure sei andato a parlare con... Ok. Sinceramente adesso lo sto facendo dove io lavoro, e prendo accordi con lui. Però adesso sono in contatto con un altro locale che ha una specie di speakeasy bar con una sala sigari, sala whisky, e sto cercando di fare una cosa un po' più per signori, con i soldi. Quindi sto cercando di fare qualcosa di un po' più strong. Sto cercando di trovare la via giusta, sto studiando bene tutto quello che si può fare. La location è molto 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 bella, molto spettacolo, e quindi vorrei fare un bel lavoro tutto curato nei minimi dettagli, che comunque non lavorerò con dei ragazzi, ma lavorerò con comunque avvocati, dottori, gente di un certo livello, dove sicuramente è gente che è attenta a tutti i minimi dettagli. Quindi non ti puoi permettere nessun tipo di errore. Però sono sicuro che, facendo un buon lavoro, credo che avrò grandissime soddisfazioni da quell'evento. Senti, il proprietario del locale dove hai fatto questi primi due eventi è stato contento di questi due eventi? Lui ogni giorno è contento del lavoro che io faccio per lui, sia quando svolgo il mio lavoro da operaio, e sia quando, insomma, gli propongo alcune cose. Infatti lui mi ha dato il via libera a tutte le mie idee. Addirittura ha detto: se vuoi fai una carta nuova dei cocktail, la stiamo facendo. Mi ha proposto anche di fare il nuovo menu, diciamo, del cibo. E quindi si sta creando un buonissimo rapporto, anche perché comunque sono persone molto aperte mentalmente, quindi quando i soldi girano
voglio dire, c'è È tutto sempre più una cosa che facile. sì, è tutto più facile. Non, cioè, io mi ricordo quando ero in Italia, quando magari proponevo di fare qualcosa, anche un semplice aperitivo, la risposta era, ma chi viene? Ma la gente non viene da noi, così. Quindi già in partenza eri bloccato, quindi non potevi fare niente, nulla. Poi ovviamente devi cercare, come dicevo prima, il locale giusto, le persone giuste, quelli che sono disposti a mettersi in gioco per guadagnare di più, fare qualcosa di più per la propria attività. Però ci sono anche quelli che sono in un mindset dove io ho il mio bar, faccio le mie colazioni, faccio la mia serata tipo e basta, finito. Non ho nessuna intenzione di migliorare. La mentalità è una brutta bestia da combattere, ed è anche un pochino la missione che ci siamo prefissati io e Luca, no? Tra l'altro Sì, proprio a novembre, assolutamente. al prossimo evento a cui parteciperai anche tu, ci concentreremo molto sui locali, perché faremo appunto un evento che sarà molto focalizzato appunto sul lavoro che stiamo facendo con Bar Wars. E quindi la nostra missione sarà appunto quella di contrastare questa mentalità del ma tanto è inutile, vabbè, ma tanto ha sempre funzionato così, vabbè, ma poi questa cosa ci costa troppo, vabbè, ma se ti assumo poi ci devo pagare le tasse, vabbè, ma se batto tutti gli scontrini poi ci devo Sì. pagare le tasse, non arrivo a fine mese, e manca proprio il concetto di investimento sulle risorse, quindi sui dipendenti, sul locale, sulle attività, sulle iniziative, quindi è proprio Io questo concetto che è fallace. ho notato una cosa, che io penso che più dell'80% degli imprenditori italiani si lamentano delle poche entrate. Però loro non calcolano il fatto che loro non fanno niente per aumentare le loro entrate. Cioè, se io faccio zero, mi ritorna zero, e questo è il discorso. Non puoi pretendere qualcosa se non dai un input. Cioè, questo è il discorso. Se non fai investimenti, sei lì fermo, sei fermo. Non c'è niente che ti possa aiutare a migliorare se non investire o il tempo o il denaro per velocizzare, insomma, il tutto. Chiaro, è il Tutto qui. Ed concetto di è dare e avere. quello che la gente ancora non capisce. Si è parlato tanto in questo periodo di Flavio Vivono tutti nel Briatore, terrore, cioè. di tutte quante queste, Briatore, sì. sì, di tutte quante queste storie, perché quando ero giovane io andavo a raccogliere questo, facevo quell'altro, quindi c'è stato tanto questo tormentone sulla gavetta, no? Sul fatto di fare gavetta, di investire Ti in... Mi sento, ti sento, ti sento senti? leggermente a scatti. Ok, non so se forse è un problema di Adesso sì. con... Ok. Dicevo, c'era tutta quanta questo tormentone, questa storia sul fatto di investire in se stessi, di fare la gavetta. E la gente che rispondeva, è facile fare la gavetta in Italia, gli stipendi sono bassi e così e cosà. Cioè c'è sempre questo presupposto del devo avere, se io lavoro 8 ore devo avere almeno tot soldi, che concettualmente va anche bene, nel senso che il nostro lavoro è giusto che venga ripagato, ma se poi le condizioni di lavoro base sono quelle che uno riesce a trovare in base a quelle che sono le proprie competenze, è chiaro che non si può semplicemente pretendere che qualcuno ci dia più soldi, nel senso che tanti locali, tante attività, tanti datori di lavoro, se ci danno certi soldi per una determinata mansione, è perché se vi danno un 100 euro in più, un 200 euro in più, falliscono e quindi poi non ci sarebbe proprio più l'attività. Quindi il problema è proprio a monte, cioè uno dovrebbe chiedersi come faccio ad aiutare il locale, l'azienda per cui lavoro, a guadagnare di più in modo che una parte di questi guadagni arrivino anche a me. Allora, questo è un atteggiamento, è un approccio proattivo e quindi in questa maniera
si riesce a far funzionare le cose. Diversamente, se uno non ha chissà quali competenze, quindi se per il datore di lavoro assumermi non è un vero vantaggio perché faccio semplicemente il minimo indispensabile, faccio il compitino, porto il piatto a tavola e finisce lì il discorso. Non posso pretendere di avere di più non dando di più. Diversamente, se nel portare il piatto al tavolo, nel prendere l'ordine, parlo col cliente, provo a vendergli una cosa in più, una cosa che costa un po' di più. Gli propongo di fare un abbinamento, gli propongo la degustazione, gli propongo questo, gli propongo quell'altro. Se finisce un drink, gliene propongo un secondo. Sto attento a pulirgli il tavolo mentre sta lì. Faccio star bene il cliente, faccio tutta quanta una serie di azioni che aiutano l'intera attività in cui sto lavorando ad avere dei vantaggi. Allora lì a un certo punto posso andare dal gestore e tu senti, io rispetto agli altri ti faccio incassare tot di più. Che ne dici se rivediamo la mia situazione? Ecco, questo concetto di dare e avere manca proprio. Okay? Poi che in Svizzera le cose siano impostate a monte meglio da un punto di vista di tassazione, burocratico, il PIL è sicuramente molto più elevato che in Italia, è indubbio, altrimenti non staremmo facendo questa intervista, non parleremo di Svizzera. Però è importante anche far passare il messaggio che se noi vogliamo creare delle situazioni diverse lo possiamo fare anche senza dovercene andare all'estero. Poi, se ci sembra una missione difficile cambiare delle realtà, cambiare delle attività, cambiare la nostra condizione in Italia, premesso che ci sono delle eccezioni e che quindi ci sono dei locali di altissimo livello che lavorano con una mentalità, diciamo tra virgolette, straniera, per far passare il concetto. Però se non vogliamo combattere questa battaglia, allora uno può attraversare il confine a nord, andare a trovare Davide, tanto per dirne una, e vedere che ci sono delle possibilità per noi evidentemente diverse. Assolutamente, molto molto diverso. Ovviamente, come posso dire, Certo. non tutto è perfetto qui, nel senso ci sono anche contro. La cosa che io sconsiglio sempre a tutti quelli che vogliono venire qui in Svizzera è lavorare per gli italiani. Cioè, evitatelo, cioè proprio zero. Perché vi ritroverete in Svizzera, ma è come se foste in Italia, quindi perché loro hanno questa mentalità del pagare meno rispetto a quello che è il salario minimo qui in Svizzera. Ho tanti compagni, insomma, qui in Svizzera che mi parlano di questa roba qui. Guarda, io ho lavorato per questo italiano e mi dà tot franchi al mese. No, è impossibile, amico mio. Come fai a prendere questo stipendio? Come fai a campare in Svizzera se prendi 2200 franchi? Non vai da nessuna parte. Ma no, niente. Cioè, è impossibile. È proprio impossibile. Perché se calcoli che devi pagare l'affitto, la cassa malati e qualche sfizietto, cosa fai? È impossibile. Cioè, tanto vale rimanere in Italia e fai la battaglia in Italia. Quindi la Svizzera va bene, va benissimo, perché comunque guarda, è un'opportunità enorme per tutti, che sia per chi fa il barman, chi fa il cameriere o che magari faccia il barbero, qualsiasi lavoro. È un'opportunità enorme, ma bisogna sempre fare la scelta giusta, nel senso bisogna, prima di iniziare a lavorare per qualcuno, bisogna capire con che tipo di persona si ha a che fare. Certo. Senti, da un punto di vista di vita quotidiana, raccontaci un po' pregi e difetti della Svizzera, perché ovviamente, come ti dicevo prima che entrassimo in diretta, il nostro interesse non è vendere a qualcuno il viaggio in Svizzera, non siamo un'agenzia o da qualche altra parte, ma offrire uno spunto, un punto di vista, un angolo a chi si trova in questo momento in Italia e magari sta pensando, sì, certo, mi piacerebbe andare all'estero, ma non saprei dove. Quindi, tirando fuori un po' di pregi e difetti, uno cerca di capire se quello può essere un posto Ma per interessante per i propri gusti, insomma, per la propria vita. un mio punto di vista personale, se
Ti dico che io non, la Svizzera non la cambierei con nessun posto al mondo, perché oltre a quello che ci siamo detti fino ad ora, ha dei posti meravigliosi che chiunque può visitare, è molto bella. E quindi poi c'è un'organizzazione esagerata, quindi tutto preciso, tutto perfetto. La gente è molto 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 educata, io penso siano 20 anni luce avanti. Chiunque tu giri per strada ti dicono buongiorno, buonasera, anche se non ti conosco, ti salutano. Sono veramente delle persone molto squisite. Quindi a 360 gradi la Svizzera io penso che sia un posto eccezionale, eccezionale perché ti rispetta come lavoratore, ti dà la possibilità di crescere. La gente, come dicevo, è sempre molto gentile e molto cortese, ma ovviamente, come in ogni posto del mondo, c'è anche gente, permettimi la parola, gente di merda, quindi razzisti, Normale. razzisti, gente che si ubriaca e scatena risse enormi, come in tutto il mondo, che è una cosa normale, non siamo tutti angeli su questa terra. Però, guarda, se dovessi consigliare un posto ad una persona, ti dico Svizzera, a prescindere da tutto. Non lo cambierei con nessun altro posto al mondo. Ci vivrei tutta la vita qui. Perché Senti, dove stai tu? È sempre una zona con laghi, montagne. allora, dove sto io, prevalentemente sono circondato da montagne, dove si possono fare escursioni e tante altre cose. Però ho tutto molto vicino, cioè io sono a un'ora e mezza da Milano, sono a un'ora e mezza da Lugano, sono a un'ora, 2 ore da Ginevra, 1 ora e 45 da Losanna, quindi ho tutto molto vicino, sono al centro, quindi qualsiasi cosa, quando c'è i giorni liberi, ti puoi rilassare un attimino al lago, puoi andare a fare l'escursione in montagna, puoi fare paracadutismo, puoi fare tante belle cose. Quindi ecco perché ti dicevo, è molto stimolante stare qui, perché non si tratta solo di lavorare, ma comunque quando hai un po' di tempo libero puoi fare anche esperienze molto belle, diciamo. Quindi a 360 gradi è un posto che ne vale la pena o visitare o viverci. Senti, Non si scia anche dalle due parti d'inverno? assolutamente, assolutamente sì, ci sono un sacco di piste sciistiche. Io principalmente, cioè, non ci vado mai perché se ci vado sicuro mi ammazzo. Io vengo dal sud, quindi per me è mare. Sci, non so manco come si indossano, come si mettono. Però sì, le piste sciistiche sono sempre piene, affollate d'inverno. E addirittura per chi è interessato a fare solo le stagioni è pieno di posizioni lavorative in montagna. E Immagino. quindi fare lavori stagionali di 3-4 mesi, non so adesso quanti mesi siano, sarebbe anche un'idea per insomma capire come la Svizzera potrebbe essere un inizio per chi volesse insomma cambiare. Diciamo zona. Assolutamente sì, questo è un ottimo spunto. C'è tanta gente in Italia che cerca delle attività stagionali, no? Come quella che facevi tu agli inizi. E appunto perché no? Questo può essere una grande idea, anziché farsi la stagione, che ne so, appunto, al lago in Italia, andare a provare la versione in montagna in Svizzera e vedere un pochino come cambia la musica e rendersi conto dopo qualche mese se può valere la pena rimanere anche oltre la stagione. Come dico sempre durante queste interviste, lavorare all'estero non significa farlo per forza per tutta la vita, nel senso che tu, Davide, se un giorno dovessi renderti conto che quello che fai lì lo puoi fare da qualche altra parte, perché per tutta una serie di motivi tuoi hai voglia di farlo da un'altra parte, che può essere in Italia, come può essere, che ne so, il Brasile o che so io, quello che vorrei tu, allo stesso modo uno deve appunto darsi la possibilità di conoscere il posto
per imparare informazioni su quel posto che vanno al di là delle informazioni che possiamo dare in contesti come questo, di quello che uno può trovare su una guida, ma anche per conoscersi, cioè mettersi a confronto con un contesto diverso, con una situazione diversa e vedere come reagiamo e quindi ci può permettere di scoprire anche delle cose su di noi. Magari uno non è mai stato in montagna, poi va in montagna e dice: ah, che bello la montagna, o la neve o quello che sia, impara un qualcosa che prima gli mancava e quindi da lì in poi potrebbe cominciare a dire: certo che vivere in montagna e starci non soltanto per una settimana all'anno potrebbe essere qualcosa di interessante per me, no? Per fare un esempio stupido, come quello di cui parlavi prima, di essere circondato da persone cortesi, tranquille, che ti salutano, eccetera, eccetera, rispetto al caos, al baccano a cui siamo abituati in Italia, tra traffico e smog. Sono tutti molto rilassati qui, hanno proprio il sorriso stampato in faccia, li vedi poco stressati. Sono proprio rilassati qui. Invece io quando, ogni volta che magari capita quando scendo giù in Puglia, no? Per trovare la mia famiglia, vedo la gente proprio nervosa, sempre incazzata, sembra che qualcuno gli ha fatto un torto. Credo che non faccia bene una cosa del genere, cioè essere incazzato tutti i giorni penso sia la cosa più brutta del mondo, cioè alla fine abbiamo una vita, perché sprecarla quando ci sono un Assolutamente. mondo di possibilità che magari, ok, adesso stiamo parlando della Svizzera, però ci sono tantissime opportunità in tutto il mondo. Che magari tu dici, ok, me ne vado, come dici, in Brasile, mi faccio l'esperienza di 2 mesi, ok, non mi piace, ma è comunque un'esperienza, sei cresciuto come persona, hai avuto una crescita. Assolutamente sì, e tra l'altro a proposito di questo, per chi volesse andare a vedere tutti quanti i paesi con le varie interviste sul lavoro all'estero, può andare a questo link che vi metto sempre anche nei commenti per chi ci sta seguendo in diretta, oppure va semplicemente sul nostro sito che è corsiperbarman.it e lì nella sezione blog trovate i vari articoli sui vari paesi con il link appunto alla guida, dove ci stanno ormai più di 30 paesi di cui abbiamo parlato negli ultimi 2 anni, con informazioni sia da un punto di vista burocratico per poterci entrare a lavorare, che da un punto di vista proprio, diciamo, di vita, con un po' di informazioni che possono essere utili oltre alle eventuali interviste di quel paese, come quella che stiamo facendo con te, Davide, riguardo alla Svizzera. E c'è un ragazzo che ci chiede: ciao Davide, se ti va, puoi dirci mensilmente quanto spendi nel complesso per le spese utilitarie? Quindi senza mettere macchine, escursioni, giri e cose extra. Allora, di spese io d'affitto pago 900 franchi al mese. C'ho la cassa malattia, che sarebbe una specie di tessera sanitaria italiana. Qui si paga separatamente, sono 344 franchi, ma ci sono compagnie dove si paga anche 100-150 in meno. Ovviamente hai di più con questo tipo di rispetto ad altri, magari, quindi sei più Ho coperto. semplicemente fatto, ho cambiato la franchigia in caso di. E poi l'abbonamento della scheda telefonica, che siamo all'incirca sui 38, siamo sulla quarantina, però ho tutto limitato in Svizzera e in tutta Europa. Quindi siamo all'incirca di spese sui 1230, 1230. E quindi non la vedo una spesa elevata, anche perché comunque parliamo di un affitto praticamente in piazza centrale, sono in centro, scendo da casa, faccio 3 metri e sono nel mio posto di lavoro. Ho una casa di 80 metri quadri circa, quindi non male come prezzo. Anzi, sembra pure E economico. è molto economico. E ovviamente ci sono anche case dove ti chiedono cifre assurde, bisogna cercare bene, perché comunque, cioè, tipo, ci sono case come la mia, dove ti chiedono 1.500, 1.400, ma all'incirca siamo su quella cifra lì.
Cioè, più o meno di spese mensili, togliendo gli sfizi, macchine, tutte le cose varie, siamo sui 1200. Siamo sui 1200 e facciamo che aggiungiamo la spesa per mangiare a casa, anche se magari io non ci sto mai a casa. 1500, va, 1500. Perché le bollette sono incluse nell'affitto, è tutto incluso. Non hai, diciamo, elettricità o acqua o che sia, ma è tutto dentro nell'affitto. Perfetto, senti, Quindi. ovviamente molte persone sanno che in Svizzera la vita costa tanto, eccetera, eccetera. E dalle tue parti, per una cena in un ristorante normale, che non sia stellato chissà che, quanto si spende? Allora, sono andato al ristorante proprio settimana scorsa e abbiamo fatto un antipasto a testa, una bevanda a testa e due piatti di pasta. Abbiamo speso la media di 70-80 franchi a testa. Più o meno siamo su quella cifra lì. Ovviamente, se uno vuole esagerare, ti fai male. Perché ti fai male? Calcoliamo che comunque parliamo di cocktail, no? In Italia un cocktail, non so adesso quanto costa, penso 5, 6, 8, 10 in un bar normale, non lo so il prezzo. Qui siamo sui 15, 12, 15, 17, in base al cocktail che vai a scegliere. Quindi se ti fai una serata dove torni a casa strisciando. Non solo torni a casa strisciando, ma torni anche a casa col conto vuoto. E bisogna equilibrare, saper equilibrare il tutto. E bisogna saper gestire anche le entrate. Sì, ci sta che uno magari c'è quel weekend, dice oggi voglio divertirmi. Lo puoi fare, assolutamente, ma non lo puoi fare tutti i giorni. Se lo fai tutti i giorni, sei qui a non fare nulla, fondamentalmente, perché non hai soldi poi alla fine. Però Diciamo che il costo della vita è relativamente alto perché anche in Italia i costi si sono alzati tantissimo negli ultimi mesi, come in molti posti del mondo, però lo stipendio che prendi lì nella media è molto molto più alto e quindi la forbice tra quello che spendi e quello che incassi, che guadagni, ovviamente è molto più alto. io credo che chi viene in Svizzera e quindi percepisce uno stipendio, un salario minimo, il minimo che ti dà la Svizzera. Quindi parliamo del 3,8-4,2. Togli le spese, tu per mese, se sai gestire bene le tue entrate, non mi piace dire questa parola, mettere da parte. Comunque, ti rimangono sul conto 1.500 al mese, che tu ovviamente non metti da parte, ma se sei intelligente reinvesti nella tua formazione. E c'è tanta Quindi gente che 1.500 manco li prende come stipendio in Italia, quindi questo dovrebbe far scattare un attimino la rotella. poi se uno è bravo nel dire ok, io non voglio il salario minimo, voglio fare qualcosa di più, allora lì le cose cambiano. Cambiano tanto perché cioè, hai un sacco di soldi che ti avanzano sul conto ogni mese. E quindi questo ti aiuta tantissimo, tantissimo a prendere delle decisioni importanti per arrivare ai tuoi obiettivi. Senti, prossimo evento, quando pensi di organizzarlo? Allora, io al prossimo evento sto pensando di farlo fine luglio, l'ultima settimana di luglio, e poi subito dopo sto già organizzando l'evento il 18 agosto, che è il mio compleanno, e quindi sfrutto questa cosa qui per fare un evento. Quindi mi diverto e ci guadagno anche. Bene, intanto ti fai i complimenti anche Raffaele. Ciao Raffaele. Grazie E tra l'altro noi invece ci rivedremo appunto a novembre per il prossimo evento che accennavo prima di Bar Wars. E per chi non lo sapesse, Bar Wars è praticamente il filone formativo che abbiamo creato specificatamente per i locali. Quindi per chi gestisce un locale o vuole aprirsi un locale e al suo interno, come dicevo prima, cerchiamo di combattere questa mentalità
lasciatemi passare il termine, all'italiana, cioè all'italiana in senso negativo. Ovviamente, ripeto, ci sono tante eccezioni e ci sono tanti ragazzi, giovani e meno giovani, che dimostrano di avere una testa diversa come anche te, Davide. E quindi diciamo che quello che cerchiamo di fare, oltre a combattere questa mentalità, è dare delle competenze, degli strumenti utili per massimizzare i propri risultati. E quindi per fare in modo che, anche lavorando in Italia, nonostante le tasse, la burocrazia, la mentalità, i dipendenti che pretendono e non fanno nulla in cambio, eccetera, 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 si riesca non solo ad andare in utile, ma ad avere dei profitti sempre più importanti che ci possano permettere di dire: ci stanno tutti questi problemi, sti cavoli, perché faccio tanto di più da poter sopperire a queste difficoltà aggiuntive. È chiaro che se poi uno riesce magari ad aprirsi un locale in Svizzera, sarà tutto quanto molto più facile, Guarda, per e questo è lecito. il momento non dico nulla, però, magari tra qualche mese potremmo parlare di un'altra roba, però per il momento non dico nulla. Va bene, va Lascio bene. Ci lasci con intendere. questa anticipazione, va bene? Benissimo. E tanto avremo modo di lavorarci, perché tra l'altro non so se te l'aveva detto Giorgia, ma praticamente avevamo appena finito di Sono pianificare le ore 17. Il mio computer mi ha appena detto che sono certo. Grazie. il nostro nuovo percorso, che è Bard University, e tu sei stato il primo a prendere questa iniziativa, e mi fa piacere perché sarà un percorso molto lungo. Praticamente abbiamo creato questo viaggio formativo di 3 anni con ben sei eventi principali tra Barman PR e Barworks, dove l'obiettivo è proprio trasformarti, diciamo, da collaboratore dipendente fino a imprenditore con un proprio locale che porti profitto. Guarda, quando Giorgia mi ha accennato questa roba qui, è stato credo una settimana prima o 2 settimane prima dell'evento di Barman PR. Io le ho detto: guarda, appena arrivo a Lugano ne parliamo e vediamo cosa fare. E io credo che il fatto mi ha stimolato molto. Mi ha stimolato molto perché fondamentalmente, no, io quando ho deciso di iscrivermi a Mixology, ti dico la verità, come tutte le cose, sei un po' titubante, non sai cosa ti trovi di fronte. Ma io appena ho messo piede in quell'accademia, il fatto che ti accolgono, ti fanno sentire uno di loro, c'è gente molto competente, c'è gente che comunque si vede che non improvvisa. Lì non improvvisa nessuno. Lì è gente che si è fatto un mazzo tutta la vita, ha studiato e che cerca di trasmettere il tutto. Quindi per me questo è stato molto importante. E io ho sempre detto, sono stati e saranno ancora i soldi meglio spesi della mia vita. Perché quando hai a che fare con questi ragazzi, come te, come Luca o come i trainer della Mixology, con le tutor, persone squisite, persone gentili, persone che ti fanno sentire uno di loro, come dicevo, no? Ti danno quello stimolo, quella motivazione a fare sempre meglio. E per me questa è una cosa importante, perché tu dici: ok, ho pagato tot, ma non c'è prezzo che possa pagare questo per me, perché ti ritrovi ad avere a che fare con gente che ti fa crescere sia come persona, professionalmente, mentalmente, sei in continua evoluzione. E quindi io ho subito detto a Giorgia: guarda, mi iscrivo a University perché io ho intenzione in futuro di aprire una mia attività, perché ho una mia concezione di ristorazione o che sia di cocktail bar, che è molto ben diversa da quello che io vedo tutti i giorni. E su questo ci sto lavorando molto e appunto ho deciso di proseguire il percorso con Mixology e Barman PR e la nuova University, appunto per arrivare nei prossimi 3 anni a dire: ok, sono pronto, andiamo. Tra l'altro, la cosa che dà a me tantissima soddisfazione nel sentirti è, al di là che sei energico, sei contento, cioè si vede che non sei
distrutto dalla vita, che stai lì, che non ce la fai, ma ti vedo che appunto non fai altro che pensare al prossimo passo, no? E al di là di questo, è bello che quello che stai investendo in formazione ti sta tornando Assolutamente. Io indietro moltiplicato, e questa è la soddisfazione più grande. lo dico. Io quello che ho investito nella prima parte l'ho già recuperato tutto. Anzi, sono anche soldi sopra. Ho già recuperato quello che io, il mio primo investimento, già l'ho recuperato. Quando l'hai E fatto, quando ti eri iscritto al primo? l'ho fatto a febbraio 2022. Quindi non molto tempo fa. Ho già Erano recuperato 5 mesi. tutto. Ho già recuperato tutto e mi sto già pagando l'università, quasi tutto. Quindi Fantastico. sono molto contento di questo, sono molto felice. E niente, io guarda, anche rispetto all'accademia, c'è gente che adesso inizia a chiedermi, ma la mixology com'è? Io gli dico, guarda, se ti devo dire la mia, se tu non ci credi, te la pago io. E poi mi dici tu com'è. Perché la gente è strana, non lo so, tu gli dai un servizio? A priori si sente fregata. Perché? Perché? È una mentalità bruttissima, è proprio brutta questa mentalità. Cioè, guarda, io personalmente, come tutti i colleghi che ho conosciuto in Mixology o in Barman PR, ci siamo anche confrontati e sono stati tutti contenti del percorso che hanno fatto in Mixology e negli eventi che hanno fatto, gli eventi a cui hanno partecipato. Quindi non vedo il perché. Iscrivetevi, dovete scrivere, imparate, formatevi e poi andate a vendere, come direbbe Luca, andate a vendere. Allora, per chi vuole avere informazioni su Mixology Academy, ti ringrazio tantissimo, Davide, per questa testimonianza che fa piacere, perché ovviamente il nostro lavoro non è neanche fare corsi, quella è un pochino come la parte del servire il caffè, servire il cocktail. Il nostro lavoro è che poi le persone siano felici di quello che gli ha dato questo percorso sulla loro vita, quindi di quello che gli ritorna sulla loro vita. E quindi vedere sia all'atto pratico, economico, strettamente economico, ma soprattutto a livello di approccio, di allegria, di energia, di prospettiva, quello che ti sta dando, non posso che ritenermi estremamente felice. Sono veramente contento di questa Anche tutti i intervista. trainer lo sanno, io quando a febbraio andavo tutti i giorni a Milano, insomma, per seguire i corsi, ogni santissimo giorno io scrivevo a Giorgia o agli altri tutor, ai trainer, ogni singolo giorno gli dicevo, guarda, siete fantastici. E loro lo sanno, perché è la verità, purtroppo, cioè, è la verità. Tra l'altro c'è Quindi, una persona che ti saluta. Ciao nonché la mia tutor. Giorgia. Giorgia, quindi posso essere solo felice, quindi va bene così, sono più che soddisfatto. E penso di poter parlare a nome di tutti, che noi siamo felici per te e del tuo percorso. Va bene, Davide, io so che tra un po' dovrei andare al lavoro e quindi insomma ci siamo fatti la nostra oretta abbondante. Per cui direi che ci siamo e ti ringrazio della disponibilità, del tuo tempo. È stato veramente un piacere chiacchierare con te e conoscerti un po' Tutto meglio. mio. E quindi ci vediamo intanto a novembre per il prossimo evento di Bar Wars. E se ci sono novità, ovviamente, vabbè, penso che ti leggerò sul gruppo. Comunque ci Assolutamente. sentiremo. Guarda, spero di fare ancora un'intervista magari tra un po' di mesi e raccontare qualcosa di nuovo. Lo spero. Ce lo spero. Volentierissimo. Ti aspetto al varco allora. Grazie Perfetto. Ti ringrazio, Elias. a te, in bocca al lupo, e ciao a tutti quelli che ci hanno seguito in questa intervista. Buon proseguimento. Ciao, Elias, buona giornata. Ciao, grazie anche a te.